Tutto è pronto, grande attesa per la serata di gala dedicata a lei, grande artista, grande testimonial della musica lirica. La città di Grazie. Tolentino davvero le rende omaggio con una serata interamente dedicata a lei. Grazie, grazie infinito e sono molto felice e onorata di questo bel riconoscimento, anche perché il vostro grande compositore Vaccai mi ha accompagnato fin dalle prime mie, dai miei primi studi al conservatorio, che ho sempre cantato una bella sua musica, che inserivano nell'opera I Capuletti e Montecchi, al finale proprio. E l'ho sempre cantata nell'arco di tutta la mia carriera, quando cantavo i concerti, inserivo sempre quest'aria meravigliosa che Se tu dormi svegliati di Vaccai proprio. E così mi sono anche emozionata quando ho sentito che volevano darmi questo premio proprio tutti i concittadini di Vaccai. Grazie. Debutto ufficiale per Teatro Opera Festival 2015, la riproposizione della Carmen, poi Suor Angelica e questa serata di gala per Fiorenza Cossotto. Credo che veramente quest'anno siamo riusciti, lavorando molto, molto di più, a mettere in piedi un vero e proprio festival, nel quale c'è la presenza di grandi capolavori dell'opera lirica, ma c'è anche la presenza e l'omaggio ad una grandissima interprete famosa e conosciuta nel mondo che ha portato l'opera lirica italiana dappertutto. Abbiamo anche voluto costruire questa mostra speciale di gioielli di scena, creati dal nostro amico artista Costas Petrides. E mi sembra veramente che da quest'anno possiamo dire che Tolentino Teatro Opera Festival può iniziare una nuova stagione, raccogliendo il consenso dei tolentinari, tanto per partire, ma io direi della Regione Marche, ma credo anche di più. L'operazione che stiamo facendo a Tolentino è veramente speciale e nuova e credo che meriti di essere conosciuta non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Festival, come dicevamo, è iniziato sotto i migliori auspici. Direi proprio di sì, anche con la collega Marianna Vix che quest'anno interpreta il ruolo di Carmen, mi sembra che insomma, sta facendo le cose molto belle, una Carmen completamente diversa da quella che io ho fatto l'anno scorso e questa è la bellezza, no? Perché Carmen ha tante sfaccettature, è bello anche vedere questa differenza. Lei un'artista americana con la sua cultura, si vede proprio questa differenza. Non è detto che una debba essere meglio dell'altra, anzi, no? Una cosa molto, molto brava.